Ehi, benvenuti e benvenute, qui è Dalkan che parla, signori miei. Oggi andremo a parlare del campfire che c'è stato poco fa, praticamente. È finito da pochissimo e si è parlato di tante cose. Si è parlato un pochino del ribilanciamento delle classi e si è parlato di quello che dovrebbe essere effettivamente il gioco, da come lo stanno modificando. Quindi vogliono essere molto trasparenti affinché questo gioco effettivamente riesca ad arrivare ad un punto che è quello che vogliono loro, non solo di fossilizzarsi nelle stesse cose, quindi di riuscire a fare qualcosa di diverso. Però ci piacerebbe, insomma, che venissero aggiunte cose all'endgame. Questo è qualcosa che dico sempre io a parte. Allora, incominciamo col dire che mi aiuterò sempre con Easy Veins, perché non ricorderò mai tutto quello che è stato detto, perché hanno parlato di 2000 cose. Allora, innanzitutto bisogna vedere che la patch 1.1.1 uscirà il 9 agosto, quindi la data reale sarà il 9 agosto, anche se io ricordavo di aver sentito 8, però non so, sarà probabilmente il 9. Le note sulla patch verranno pubblicate invece il 2 agosto, quindi incominceremo a valutare effettivamente tutto quello che ci sarà. Questi sono, diciamo, i punti salienti, quindi andremo a vedere un pochino tutto quello che c'è stato. Poi ci saranno anche, vi faccio vedere un attimino davanti effettivamente tutte quelle che sono le modifiche fatte direttamente. Le grandi modifiche sono state fatte naturalmente alla Sorceress e al Barbaro, però ci sono altre cose. Allora, incominciamo da qua. Per quanto riguarda la Sorceress, stanno cercando appunto di ridurre a quanto pare le meccaniche del Kiss and Curses, quindi bacio e maledizione, per aumentare la loro capacità di sopravvivenza. Per quanto riguarda i barbari, appunto si stanno concentrando sul miglioramento a inizio gioco, perché tante volte è abbastanza lento come classe il barbaro, quindi stanno cercando di aiutarlo un pochetto. Aumenteranno la rigenerazione della furia delle abilità di base, inoltre renderanno gli unici più utili. Un esempio di come Hellhammer verrà aggiornato nella patch: stanno cambiando i danni dei crowd control in danno praticamente da colpo critico. Infatti effettivamente qua si può vedere 21% danni da crowd control a nemici, invece da 21% critical strike damage. Quindi hanno fatto un certo tipo di cambio, perché stanno puntando a quanto pare su quello. L'aggiornamento dei barbari e degli stregoni, quindi degli unici, sarà una priorità della patch. E la catena dei fulmini maggiore infliggerà danni bonus mentre rimbalza su qualsiasi cosa. E vulnerabili e critici, che attualmente sono molto forti, e la priorità a lungo termine è quella di avvicinare anche le altre fonti di danni affinché possano diventare abbastanza importanti nelle patch future. E naturalmente ci sarà un ridimensionamento delle build che non funzionano attualmente bene. I poteri leggendari e le altre cose che si adattano ne vengono influenzati. Funzionano bene all'inizio del gioco, ma poi sono appunto in endgame, sono, diciamo, abbastanza bistrattati. E le note sulla patch per la 1.1.1 arriveranno mercoledì prossimo 2 agosto. Infatti noi abbiamo, diciamo, un piccolo contentino, ma non ci sarà effettivamente tutto di tutto. Quindi ci sono state fatte varie modifiche, qui andiamo a vedere. Naturalmente sono tutti buff che sono state fatte sia alle skills che alle passive, che ai paragon points e così via, persino ai leggendari. Quindi è qualcosa di incredibile, perché hanno cambiato anche determinati aspetti, e questo aiuterà tanti di voi che hanno avuto questo decremento della potenza del mago a cercare di ritornare in partita. Addirittura pure gli unici hanno sistemato qui. Andiamo invece al barbaro. Successivamente gli sviluppatori hanno parlato dei cambiamenti dei barbari e possiamo aspettarci nella 1.1.1. Stanno aumentando la rigenerazione della furia su tutta la linea. Questa è una diapositiva, è un aumento soltanto base. Ah, a proposito, una piccola premessa: tutto quello che hanno detto non è la versione finale. Loro potrebbero eventualmente cambiare determinate cose, perché non è detto che loro terranno tutto così come l'hanno fatto vedere, però a grandi linee dovrebbe essere tutto così. Anche qui cambiate skills, cambiate le passive, cambiate i leggendari, cambiate gli unici. Comunque c'è tanta roba che è stata cambiata, inutile dirvela ad uno perché è tantissima roba e sono tutti dei buff. Almeno così a colpo d'occhio a me sembra tutto un aumento di qualunque cosa, quindi tanta roba, migliorati tantissimo. Addirittura hanno modificato anche altre classi come il rogue, hanno dato, nonostante il rogue non vivesse effettivamente una situazione troppo drastica a parte il discorso dell'armatura, hanno deciso comunque di aumentare, di migliorare anche
le skills per quanto riguarda l'arco, insomma tutte quelle che si utilizzano ranged, poi alcune passive e alcuni leggendari e naturalmente gli unici. Parliamo del druido. Il druido è stato migliorato di nuovo, quindi spirito, glow, stone strike sono tutte, tutte migliorate, certamente non di tantissimo, però hanno fatto dei piccoli buff anche al druido, e ci sono determinate cose abbastanza importanti. Necromante stessa identica cosa, quindi skills, paragon, leggendari, unici, io non ve li dico tutti raga perché seriamente sono troppi, se vi voglio parlare più che altro di quello che sta accadendo. Poi modifiche ai servitori: i mob infliggeranno danni ridotti ai compagni druidi e ai servitori del necromante, quindi praticamente dureranno un attimino di più perché ultimamente stavano morendo un pochino troppo spesso. Aggiornamento su cuori maligni: il cuore in gabbia nello spezza incantesimi è in fase di aggiornamento e ti offre una riduzione del danno dal 10 al 20% per 5 secondi dopo aver subito danni elementali, quindi una riduzione del danno che è sempre molto importante. Una cosa che hanno tenuto a dire è che le riduzioni del danno in Diablo 4 sono una tra le cose, diciamo, basi da avere per appunto non avere problemi di appunto di danni in generale. Tutti quegli equip che hanno appunto la riduzione del danno sono davvero molto ma molto importanti. Tutti gli affissi delle statistiche vengono aggiornati con max life on temerity. Temerity intende dire all stats affix replies with max life, quindi praticamente tutte le stats saranno rimpiazzate con la massima vita. Barrier is now based on maximum life. Le barriere adesso sono basate sulla vita massima, adesso correttamente contabilizzato dalle condizioni di controllo di un giocatore che ha una barriera. Poi abbiamo un esempio di Nightmare Dungeon oggi, quindi quello che avevamo parlato noi: volevano aumentare la densità dei mob, perché ci siamo appunto lamentati di tutto ciò. Oggi sono in questa maniera, con la patch 1.1, insomma, abbiamo qualcosina in più. Mi aspettavo ancora leggermente in più, però sono contento, devo essere sincero, sono contento perché è una densità abbastanza buona. Non aumenteranno la densità nelle mare infernali che sono già dense, sì, questo è chiaro, le mare infernali non hanno problemi di densità secondo me. Ricompense, difficoltà, modifiche nella patch 1.1.1. Allora, ascoltate bene qua: aumenteranno la difficoltà dei boss world tier 3 and 4. La cosa che chiedevamo tantissimo. E ti garantiranno un leggendario. Soprattutto i goblin, che avevano una probabilità del 50% di dropparlo, adesso passerà al 100% in questa patch. Il costo del respec, avevamo già detto questa cosa, sarà ridotto del 40%. Modifica all'inventario: gli elisir si accumuleranno fino a 99, nel prossimo aggiornamento verrà implementata una scheda scorta aggiuntiva. Quindi innanzitutto il respec, ancora non stiamo parlando di guardaroba, qui stiamo parlando soltanto di un costo ridotto per poter inserire i punti d'eccellenza, mentre qui gli elisir si potranno accumulare e nel nostro forziere avremo una scorta in più, che è pochina una scorta in più. Ne avrei messe altre 4 in più, quindi il doppio. Bah. Sotterranei, quindi dungeon, leave dungeon tornerà a un tempo di recupero di 3 secondi, quindi praticamente adesso per uscire dai dungeon ci metteremo di nuovo 3 secondi. Questo è stato detto perché dicevano che era facile per chi magari volesse uscire da situazioni scomode uscire dal dungeon, perché fondamentalmente quello che hanno detto è stato: la tua vita normalmente intorno al 50% potrebbe eventualmente scendere e a quel punto si interromperebbe, ma se noi facciamo in modo che tu possa andartene col tempo di recupero di 3 secondi, dovrai assicurarti un attimino di aver pulito la zona e quindi non puoi fare il furbo. Fondamentalmente questo è stato il discorso. Cold Enchanted e Backstabber verranno rimossi dai dungeon. Esperimenti e cambiamenti della patch 1.1: le quantità di esperienza dell'apertura dei Whisper, completamento, Hell Cash sarà aumentata. Beh, questo ci fa tantissimo piacere. Per segmento di domande e risposte, questo è il Q&A che è stato fatto: stanno apportando modifiche al controllo della folla per renderlo più divertente, quindi i crowd control li bilanceranno affinché non siano noiosi. Ecco, anche il fatto di ricevere molto danno poiché bloccati continuamente da un'elite che magari ci congela per 2 secondi non è divertente, appunto. Imperfettamente bilanciato verrà affrontato nella patch 1.1. ok, l'idea è di rendere le resistenze di grande impatto significative, ok, quando le impili vedrai che un danno ridotto da un certo tipo di incantesimo, ma non vogliono che i boss non ti infliggano danni perché
accumuli la resistenza. Vabbè, è corretto. Ci deve essere una riduzione, ma non perché debba arrivare a zero il danno. Questo mi sta benissimo. Le cavalcature saranno migliorate, grazie al cielo. Il potenziamento non si accumula correttamente, ora a causa di un bug. Solo quello? Questo verrà presto risolto. Vabbè. I problemi relativi alla VRAM verranno risolti nella patch 1.1.1. E sì, abbiamo sempre ancora questo sovraccarico della memoria video. E accade, signori. Cioè, l'avevano più o meno risolto dopo lo stress test, però poi è ritornato di nuovo ad esserci, perché sicuramente facendo altri cambiamenti sicuramente si è spaccato qualcosa. La sopraffazione avviene naturalmente e hai diversi vettori per ridimensionarla, ok? Non puoi mai modificare il valore della linea di base, che è una scelta di progettazione. Lo zoom avanti e indietro può essere discusso in futuro. Ok, perché che problema c'era su questo zoom? Io mi trovo benissimo. Fondamentalmente si sta bene, forse intendono dire alcuni si lamentano magari che è troppo vicino o troppo lontano e quindi magari ci può essere una via di mezzo, non lo so. L'impegno a lungo termine del team è quello di portare fattibilità a quante più build possibile. Sì, sì, sì. Allora, come vi dicevo, la patch 1.1.1 arriverà mercoledì prossimo, 2 agosto, ma non sarà ancora disponibile fino ad 9. Ragazzi, non ci hanno ancora detto tutto, probabilmente ci sarà altro che sveleranno, non credo sarà tutto perché ci sono state lamentele di ogni genere, ci sono state lamentele ancora per tutte quelle problematiche dell'endgame che non sono state mai portate a compimento. Parlavano del fatto che avrebbero messo il guardaroba, qualcuno l'aveva accennato, però poi non hanno più parlato di nulla, quindi ci potrebbero essere altre novità. E ancora non è il caso né di gridare al miracolo né di dire che tutto fa schifo, quindi cerchiamo un attimino di avere pazienza, aspettiamo il 2 agosto e vediamo un attimino di leggere tutte le note della patch. Le leggeremo insieme per discuterne effettivamente di quello che è accaduto, perché questi sono fatti abbastanza importanti, perché un'azienda come Blizzard ogni tot tempo sta facendo un campfire per cercare di rimediare a quello che lei stessa ha fatto. Però ve l'ho detto, c'è da apprezzare perché non tutti probabilmente andrebbero a giocarsi la faccia mettendosi sempre così in mostra per cercare di migliorare il tutto. Voi mi potrete dire sicuramente che lo fanno perché gli conviene, può darsi, però comunque la faccia ce la stanno mettendo ed è qualcosa che apprezzo. L'impegno c'è, però chiaramente non possiamo andare a modificare il gioco in base ad ogni nostra esigenza. È chiaro che Blizzard abbia delle idee, è chiaro che vogliono portare il gioco dove vogliono loro, noi dobbiamo stare un attimo a cercare di capire, ad aspettare fino al 2 agosto per comprendere se questa patch, nonostante i miglioramenti che siano fatti al Barbaro, nonostante i miglioramenti che siano stati fatti anche a Sorceress e tutto il resto, perché hanno migliorato anche gli altri, tutto quello che stanno migliorando fa piacere, però bisogna che ci siano delle cose concrete a livello di endgame, perché la gente gioca la season e poi si scoccia dopo 2 settimane, e questo non va bene, perché se devi tenere incollato un giocatore devi dargli qualcosa da fare. Non dimentichiamo che nello scorso campfire abbiamo parlato di questi aggiornamenti che ci sarebbero stati, e quindi ricordiamo anche che gli XP richiesti per il livello saranno nerfati nell'intervallo tra il 50 e il 100, quindi con molta probabilità verranno ridotti gli XP che serviranno per salire, e poi tutto il resto insomma che conosciamo già. Speriamo bene signori miei, io vi rimando al 2 agosto, ci sentiremo molto presto per questa patch. Nel frattempo vi lascio sempre i miei video in descrizione, per qualunque cosa avete bisogno lasciate un commento e vi risponderò di certo. Spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da Dalkan è tutto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!